Le prove finora suggeriscono che nei primi 10 minuti dopo la morte la coscienza non viene annientata. Non sappiamo se svanirà in seguito, ma subito dopo la morte la coscienza non viene persa. È una delle grandi domande della vita. Come sarà andare a dormire e non svegliarsi mai? Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Questo ti porterà ad un'altra domanda. Com'è stato svegliarsi senza mai essere andato a dormire? Fu allora che nascesti. I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? E quando sarai pronto per svegliarti, ti sveglierai. E se non sei pronto, continuerai a fingere di essere solo un piccolo, piccolo te stesso. I woke up and I suddenly got it. I suddenly felt, who is it that's aware that I'm thinking? Suddenly, I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom. All'improvviso capisci che non c'è un granello di polvere nell'intero universo che sia nel posto sbagliato. È così, assolutamente, totalmente. Di cosa si tratta? L'esperienza che stai vivendo, fingendo di non essere tutto, quella che chiami coscienza ordinaria quotidiana, quell'esperienza è esattamente tutto ciò. Non c'è alcuna differenza. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. Take us through it. What happens to you as you find yourself submerged underwater? Well, I was submerged and the force of the water had me absolutely pinned to the front deck of the boat. This is while you're under the water with no air, with you can't breathe, you're completely submerged. And at that time, I gave my life over to God and truly and sincerely asked that God's will be done. And at that moment, everything changed. I was very calm and peaceful and felt great, and I had this very physical sense of being held and comforted and reassured that everything would be fine, regardless of whether I lived or died. I was no longer a fragment of the universe, I was the universe. Tutti sono fondamentalmente la realtà assoluta, che in fondo all'esistenza di qualunque cosa ci sia, tu sei tutto questo. Solo tu stai facendo finta di non esserlo. Ora capisco perché moriamo. Il motivo per cui moriamo è per darci l'opportunità di capire in cosa consiste la vita. E quando lo scoprirai, riderai come un matto. La nostra idea di personalità di noi stessi non include alcuna informazione sull'ippotalamo, un organo del cervello, la ghiandola pineale, sul modo in cui respiriamo, di come circola il nostro sangue, di come riusciamo a formare una frase.
come riusciamo ad essere consapevoli, come apri e chiudi la mano. Le informazioni contenute nella tua immagine di te stesso non contengono nulla di tutto ciò. Ovviamente è un'immagine estremamente inadeguata, quindi quando senti di essere solo, lasciato da parte, isolato, un piccolo sconosciuto, affrontando tutto questo vedrai che stai avendo una sensazione illusoria, perché la verità è il contrario. Tu sei l'intera opera che c'è, che è sempre stata e sempre sarà. Solamente, allo stesso modo in cui tutto il corpo ha un piccolo nervo qui dentro che sta esplorando e che contribuisce al senso del tatto, anche tu sei un piccolo nervo per tutto ciò che sta succedendo, proprio come gli occhi sono al servizio del corpo e lo aiutano a trovare la strada, anche tu sei al servizio dell'intero universo. E tu lo stai navigando e lui sta esplorando se stesso, in modo che tu sia una funzione di tutto ciò. Perciò, se è così, semplicemente questi fatti non si adattano al modo in cui ci sentiamo, perché noi sentiamo il contrario. Sono una piccola cosa sola che esplora tutto questo universo e cerca di guadagnare qualcosa, ricavare qualcosa, farci qualcosa. E so che fallirò, perché so che un giorno morirò. Siamo tutti fondamentalmente depressi e pensiamo a tutte queste fantasie su cosa ci accadrà quando saremo morti, cose del genere. Cosa ti succederà quando morirai? Cosa intendi per tu? Se sei fondamentalmente l'universo, quella domanda è irrilevante. Non sei mai nato e non morirai mai, perché tutto quello che c'è sei tu. E questo dovrebbe essere assolutamente ovvio, ma non è affatto ovvio. Dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. Tu, l'io, il sé, è ciò che è sempre accaduto e andrà avanti per sempre. Ma siamo stati ingannati dai religiosi, dai politici, da padri e madri, da tutte le persone che ci dicevano non lo sei, e noi ci abbiamo creduto. Tu sei tutto quanto lo straordinario fenomeno della natura: alberi, nuvole, la forma dell'acqua che scorre, la forma del fuoco, la disposizione delle stelle, la forma di una galassia. Tu sei proprio così. Non c'è niente di sbagliato in te, tranne questo piccolo capovolgimento. Tu pensi di avere in te qualcosa che non va. Vedi, non ci sono domande, lo pensi. Tutti ci opponiamo a noi stessi in vari modi. E sono qui per aggiungere che non c'è niente di sbagliato nemmeno in questo, perché fa parte del flusso, fa parte di quello che sta succedendo, fa parte di ciò che facciamo. Quindi io non vi dico che in realtà quello che ho intenzione di fare è liberarvi dal senso di colpa, perché ti insegnerò che non devi sentirti in colpa perché ti senti in colpa. Certo che ti senti in colpa. È come se qualcuno ti avesse avvicinato un fiammifero e ti sentissi bruciare. Ti hanno insegnato da bambino che devi sentirti in colpa e tu ti senti in colpa. E adesso qualcuno arriva e ti dice che non dovresti. Non è quello il punto. Sto per dirti, non è che non dovresti, ma mentre lo fai non preoccuparti. E se mi dirai, ma non posso fare a meno di preoccuparmene, ti dirò, ok, preoccupati. Questo è il principio che in Giappone viene chiamato Judo. Significa il modo gentile. Seguilo, 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 perché è l'inizio della meditazione. Non sai cosa dovresti fare? Cosa puoi fare? Se non sai come fare, osserva. Osserva semplicemente quello che sta succedendo. Ad esempio, qualcuno suona della musica, tu ascolti e segui semplicemente quei suoni. E alla fine capisci il senso della musica. Questo non può essere spiegato a parole, perché la musica non è parole. Ma dopo un po', nell'ascoltare qualsiasi musica, capirai il senso, e quel senso sarà la musica stessa. Quindi, esattamente allo stesso modo, puoi ascoltare tutte le esperienze, perché tutte le esperienze, qualunque siano, sono vibrazioni che arrivano a te.
E in effetti tu sei queste vibrazioni. Se potessi davvero sentire quello che sta succedendo, l'essere consapevole del sé ed esserlo in tutto il resto, è esattamente la stessa cosa, è una vibrazione di ogni tipo e sono bande diverse dello spettro. Vibrazioni laterali, vibrazioni emotive, vibrazioni del tatto, vibrazioni sonore. Tutte queste cose sommate insieme sono intrecciate. Tutti i diversi sensi sono intrecciati. E c'è uno schema nella tessitura. E quello schema è l'immagine di ciò che senti ora. Ora, invece di dire cosa dovrei fare al riguardo? Perché chissà cosa fare al riguardo. Per sapere cosa fare al riguardo dovresti sapere tutto. E se non sai tutto, almeno per cominciare, l'unica cosa che puoi fare è guardare. Guarda cosa sta succedendo. Guarda non solo cosa sta succedendo all'esterno, ma anche quello che sta succedendo all'interno. Tratta i tuoi pensieri, le tue reazioni, le tue emozioni riguardo a ciò che sta succedendo fuori, come se queste reazioni interne fossero anche esterne. Le stai solo guardando e segui. Osserva semplicemente come scorrono. Nota ora, potresti dire è difficile. Mi annoio a guardare quello che sta succedendo. Diciamo che sei seduto immobile, stai semplicemente osservando ciò che sta accadendo. Tutti i suoni all'esterno, tutte le diverse forme e luci davanti ai tuoi occhi, tutti i sentimenti sulla tua pelle, dentro la tua pelle, dentro la pancia, stanno accadendo assalti nella tua testa, rumori, rumori. Avresti dovuto scrivere una lettera a lui e lei, avresti dovuto fare questo. Tutti questi pensieri prendono vita, osservali e basta, ma poi dici, ma quanto è noioso. Ora, analizza anche questo, cos'è? Che tipo di strana sensazione ti fa dire, ma quanto è noioso? Dov'è? Dove lo senti? Ah, dovrei fare qualcos'altro. Qual è quella sensazione? In quale parte del corpo si trova? È qui? Oppure è qui? È nella pianta dei tuoi piedi? Dov'è? La sensazione di noia può essere molto interessante se provi a capirla, quindi semplicemente osserva. E tutto ciò che accade, senza tentare di cambiarlo in alcun modo, senza giudicarlo, senza chiamarlo buono o cattivo, tu lo osservi. Questo è il processo essenziale della meditazione.